È cominciata l'avventura della Vispesero che sabato, a 4 mesi dall'ultima volta, è tornata al Benelli per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Il primo turno di Coppa Italia ha però sorriso al quotato Modena di Tesser. Gli emiliani hanno infatti battuto 1-0 la Vis, eliminandola dalla competizione. A risultare decisivo un gol su calcio d'angolo di Pergreffi a 8 minuti dalla fine in quella che è stata anche la prima gara ufficiale di mister Marco Banchini sulla panchina pesarese. Che sicuramente il passaggio del turno del Modena è meritato, ci può stare, la sconfitta sicuramente ci dispiace e ci fa anche arrabbiare perché ai ragazzi posso dire ben poco se non legato a quello che è l'episodio del corner. Abbiamo a mio avviso scelto come difenderci all'inizio della partita, i primi 15 minuti siamo stati abbastanza bene in campo, poi dopo è normale che ci sono dei valori tecnici diversi e la cosa che bisognava fare era saper interpretare i momenti, abbassarci per poi provare a ripartire. Ecco, secondo me qualche volta potevamo ripartire meglio, attaccare meglio la profondità, però insomma siamo stati in campo equilibrati, come hai detto tu, rischiando poco per poi magari provare a fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo, serviva anche un pochettino di forza e di condizione in più. Per adesso va bene così, abbiamo provato anche con dei cambi a dare energie nuove, sapevamo di dover affrontare un avversario molto impegnativo, però ripeto, il fatto di essere organizzati, compatti e aiutarsi in campo mi fa comunque fare una riflessione positiva. La partita di oggi era un impegno abbastanza probante perché sapevamo che il Modena, insomma, ha costruito una corazzata. Però devo dire che sono rimasto abbastanza contento dall'interpretazione, dall'atteggiamento insomma, di noi ragazzi, perché non era scontato partire bene anche con questa personalità. Siamo una squadra composta da tanti giovani e invece oggi non si è visto. Abbiamo giocato tutti col coltello tra i denti, tutti determinati, senza paura. Archiviata la Coppa Italia, si lavora ora sugli errori e si insisterà sui miglioramenti dei tanti buoni spunti rilevati in vista del debutto di campionato. Stagione 2021-2022 che vedrà la Vis esordire domenica 29 agosto in casa del Siena. La domenica seguente, prima di campionato al Benelli col Pontedera, sperando in una risposta di pubblico più consistente della sparuta rappresentanza vista in Coppa Italia.